Grazie, grazie. Io anche per recuperare un po' di tempo sarò proprio telegrafico, nel senso che questo è un congresso programmatico. Allora penso sia il ruolo dei segretari nazionali riportare quelli che sono gli umori, i sentimenti, gli input che arrivano dalla base. Abbiamo fatto un'assemblea nazionale qualche giorno fa dove sono arrivati diversi input, io non faccio altro che trasmetterli. Non abbiamo fatto una mozione, Matteo, per un semplice motivo. Perché sono input che poi tu devi in qualche modo sintetizzare e immagino vadano a far parte poi del tuo discorso programmatico di questo congresso che qualcuno ha snobbato, ma che io ritengo invece fondamentale e delicatissimo. Quali sono i temi che sono emersi? Chiaramente un'attenzione massima a quello che è il problema dell'immigrazione clandestina, un'attenzione massima. E quindi tornare in qualche modo a quelle che erano le politiche di un grande ministro, cioè di Roberto Maroni. Quelle sono le politiche che devono essere il faro sulla questione dell'immigrazione. La questione del lavoro, che comunque è anche nel titolo, nel testo di questo congresso qui. Ma lavoro come? Lavoro cercando di stimolarlo attraverso un aiuto alle imprese, perché se si parla di detassazione sul reddito dei lavori dipendenti, una cosa là, però non si pensa assolutamente che il vero volano per far ripartire l'economia è radere al suolo la burocrazia italiana, le imprese non cresceranno e non ci sarà lavoro per tutti. Quindi quello deve essere, quella è la voce che viene forte anche dalla nostra terra, che non vive di solo turismo, ma vive anche di impresa e che viene strangolata quotidianamente. C'è attesa per quello che è il progetto che il professor Borghi ha lanciato, ancora molto in sintesi, sulla questione della tassazione, diciamo, flat, che però mi auguro abbia una sorta di proporzionalità in base al reddito, perché comunque noi dobbiamo, legata a quelle che sono le contribuzioni, legata a quelle che sono diciamo così, quello che si può stornare dalle spese, soprattutto in ambito familiare, perché noi, la nostra attenzione deve essere, in questo caso invece sì, prevalente per tutte quelle fasce deboli. I dati non solo dell'Istat, ma quelli che tocchiamo tutti i giorni sono drammatici, quindi ben venga, una forte scossa, come qualcuno l'ha chiamata, in termini di fiscalità legata appunto alle imprese, ma anche alle famiglie. Ma l'altro tema che è emerso con forza all'interno dell'Assemblea, all'interno dei dibattiti che ci sono stati nelle sezioni, è l'opportunità o meno, che comunque se ne è dibattuto in questi giorni sulla stampa, di presentare il nostro simbolo al Sud. Bene, Matteo, io ti riporto quello che in maniera unanime l'Assemblea Nazionale della Romagna ti dà come input, ti dà come ragionamento. Il simbolo della Lega Nord va bene al Nord, ciò non significa che non possiamo e non dobbiamo, anzi dobbiamo proprio essere noi, in virtù di quella che è stata la politica degli ultimi mesi, a stimolare la nascita, la crescita e la presentazione in territori che sono fuori dalla Padania, di liste autonomiste, indipendentiste, identitarie dei propri territori. Noi le dobbiamo stimolare, ma non possiamo in qualche modo continuare a pensare, al di là delle elezioni politiche europee, dove ci sono determinati meccanismi elettorali, di presentarci con il simbolo della Lega Nord, che si chiami Lega Sicilia, che si chiami Lega Calabria. Questo magari è un altro discorso, ma deve nascere dai territori, ed è questo il lavoro che penso si stia facendo, e noi in qualche modo dobbiamo cercare di essere il contenitore, non solo per tutto il centrodestra, ma anche per queste liste che non obbligatoriamente possono venire dal mondo di destra, ma possono venire anche da altri mondi, cercare di aggregarle e di fare un grande contenitore indipendentista, federalista, perché sappiamo benissimo, e qualcuno qua se lo dimentica, che l'unica strada per salvaguardare i nostri territori è arrivare ad applicare quel federalismo che ci chiediamo da più di 25 anni. Un'altra cosa, ma e chiudo perché è sostanzialmente superata dal voto che è stato fatto prima. Siamo sotto attacco, lo siamo perché tutte le volte che indoviniamo, e Matteo l'ha indovinata, la strategia elettorale e cresciamo, qualcuno pensa bene con altri strumenti di metterci in difficoltà. Nel momento in cui si è sotto attacco, l'ultima cosa che serve fare è dividersi. La più grande stupidaggine che la Lega possa fare in questo momento è dividersi fra salviniani, maroniani, tosiani. Siamo leghisti, prima di tutto siamo leghisti. Abbiamo un segretario federale che noi,
anche come Romagna a questo punto abbiamo chiesto, e c'era la modifica statutaria richiesta, che venisse chiarito che era una carica piena, non dimezzata di un anno e mezzo, ma di 3 anni, è stata votata e di questo ne siamo assolutamente lieti. Perché questa è l'unica maniera che abbiamo per poter, in maniera leale, cioè la lealtà, quella che appartiene agli uomini, non la fedeltà che quella appartiene ai cani, in maniera leale, servire e dare una mano al segretario federale per andare avanti in quelle che sono le politiche che sta mettendo in campo. Questa cosa è stata votata, di questa cosa ne siamo lieti e torno a ripetere, non dividiamoci. Ho sentito qualche polemica, facciamole pure, ma fermiamoci lì, diciamoci le cose in faccia, ma non andiamo oltre, perché è quello che stanno cercando di fare in questo momento, è spaccare, di rompere degli equilibri che sicuramente sono difficili, sicuramente sono delicati. Non cadiamo in questa trappola. Chiudo dicendo 4 volte grazie. Grazie ai militanti per tutto il lavoro che hanno fatto, perché senza di loro qualsiasi tipo di strategia sarebbe assolutamente inutile. Grazie a Matteo per aver fatto rinascere la Lega. Grazie a Roberto Maroni per averla salvata nei momenti di difficoltà. E grazie a Umberto Bossi per averla creata.